Bentrovati con InfoStudio del 26 dicembre e ancora auguri dalla redazione di Video Calabria. Sono ore queste in cui si smaltisce, diciamo, lo sforzo fatto a tavola sia nella notte di Natale che nella giornata di ieri. Non per tutti, però è stato così. C'è chi purtroppo ha bisogno di sostentamento oppure proprio dell'aiuto delle associazioni caritatevoli per riuscire ad assicurarsi il pranzo e la cena. Il Banco Alimentare svolge una funzione insostituibile, ormai nel nostro paese la fondazione del Banco Alimentare, una per regione, quella calabrese ha sede a Cosenza, e nelle scorse settimane si è tenuta anche la giornata della raccolta alimentare a livello nazionale. I dati sono praticamente in linea con quelli dello scorso anno. C'è stata una leggerissima flessione che comunque non preoccupa i dirigenti e i volontari e, ripeto, la funzione svolta ormai dal banco, passate queste feste comunque, ci sarà tutta una catena di un movimento che si sposta per riuscire ad assicurare a molte persone il minimo indispensabile, riprende questa funzione, appunto, questa marcia per riuscire ad aiutare chi è rimasto indietro oppure chi ha di meno. Il raccolto della 23ª giornata della colletta alimentare 2019 è stato di 150.000 kg di alimenti, 6 tonnellate in meno rispetto a un anno fa, ma pur sempre un risultato ragguardevole. La cifra è stata fornita dal Banco Alimentare, i cui volontari, che nello scorso fine settimana, indossando una pettorina gialla, hanno incoraggiato chi faceva la spesa ad aiutare chi ha di meno e hanno inscatolato prodotti per l'infanzia, tonno in scatola, riso, olio, legumi, biscotti, sughi e pelati, ovvero quei generi di prima necessità che l'evento di solidarietà a favore dei più bisognosi si proponeva di accantonare. Il presidente del Banco Alimentare della Calabria, Francesco Falcone, parla di risultato che conferma i dati degli scorsi anni, mentre il direttore generale, Gianni Romeo, sottolinea un altro dato di estremo interesse. A dispetto dei luoghi comuni, infatti, secondo Romeo, il Banco Alimentare sa di poter contare sui giovani e infatti è stato proprio nelle 53 scuole calabresi coinvolte che è stata notata la risposta più significativa. A livello nazionale, nei circa 13.000 supermercati coinvolti, la giornata della colletta alimentare ha raccolto 8.100 tonnellate di cibo, un po' meno delle 8.266 tonnellate raccolte un anno fa, ma comunque l'equivalente di oltre 16 milioni di pasti. Nella sola giornata della colletta alimentare, il banco raccoglie quasi il 10% di quanto viene poi distribuito ai più poveri. Tutto ciò che è stato raccolto, insieme ai prodotti recuperati dal banco nella sua attività durante tutto l'anno, sarà distribuito a 7.500 strutture caritative italiane che assistono circa 1,5 milioni di persone, tra le quali circa 345.000 minori. A proposito di minori, in Calabria sono quasi 18.000 le persone sotto i 15 anni che ricevono alimenti di prima necessità dal Banco Alimentare regionale, vale a dire il 21% delle circa 108.000 persone assistite nel 2018, e il dato dei minori assistiti è aumentato fino a triplicare negli ultimi 3 anni. La rete della Fondazione Banco Alimentare Onlus è nata nel 1989 ed è diffusa in tutta Italia con una sede in ciascuna regione, quella calabrese si trova a Cosenza. Fino al 10 dicembre si può sostenere la colletta con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45582. Il 7 novembre scorso è stato chiamato al soglio vescovile, il suo primo incarico, la sua prima cattedra, quella della diocesi di Crotone e Santa Severina. Don Angelo Raffaele Panzetta diventerà Monsignor Angelo Panzetta il 27 dicembre, esattamente domani, ed esattamente fra 10 giorni, il 5 gennaio, ci sarà il suo ingresso e la presa di possesso della nuova cattedra. Francesca Traverso lo ha intervistato per noi, impegnatissimo in questi giorni, naturalmente, nell'espletare gli ultimi compiti nella sua diocesi d'origine, sia anagrafica che spirituale, ovvero quella di Taranto. Immagino si sia informato sulla diocesi di Crotone. C'è qualcosa che l'ha colpita e c'è qualche aspetto che vorrebbe privilegiare o che le sta particolarmente a cuore come pastore? Diciamo, dal punto di vista quantitativo, i dati, diciamo, descrivono una comunità che ha quello che serve per vivere il presente, anche per immaginare il futuro, diciamo. Invece, dal punto di vista spirituale, mi ha colpito, diciamo, la fede delle persone che mi hanno contattato, ecco.
in tutte le persone, ho avvertito un senso della fede per a partire dal quale il vescovo è considerato un dono del Signore e come tale accolto con gratitudine. Per quanto riguarda che cosa privilegiare, io penso che il vescovo deve occuparsi di tutto il gregge e quindi anche di tutte le problematiche, le opportunità che si presentano in una comunità. Però certamente nella preghiera di questi giorni avverto che la parola del Signore mi ha indicato alcune priorità. Penso per esempio, primo, la cura dei presbiteri, questo sicuro, il rapporto con i sacerdoti che il Signore mi ha affidato, le famiglie della diocesi e anche la scelta degli ultimi, gli scartati, quelli che hanno difficoltà a immaginare il presente e il futuro con speranza. Lei è figlio di un operaio dell'Italsider e Crotone per oltre 70 anni è stato uno dei principali centri industriali del sud, quindi immagino che ci abbia pensato e le chiedevo se ci sono aspetti della vita della classe operaia che l'hanno influenzata o che possono aver avuto un peso nel suo sforzo pastorale. Questa domanda mi piace particolarmente perché mi riporta al mio essere figlio di una famiglia. Io, il fatto di essere cresciuto in una famiglia operaia, penso che vi abbia fatto maturare un senso profondo della cultura del lavoro quotidiano. E poi penso che anche un'altra cosa mi ha insegnato il fatto di essere un figlio di un operaio che lavora l'acciaio, una virtù, l'umiltà, perché chi lavora in un'acciaieria produce una materia prima, ma non vede gli esiti ultimi del proprio lavoro. L'acciaio diventa utensili, diventa autovetture, diventa treni. Un educatore non vede immediatamente i frutti del proprio lavoro, anzi molte volte i frutti del lavoro di un educatore sono utilizzati da altri, sono vissuti da altri. Penso che questa cosa sia anche questa una perla preziosa che porto con me dalla mia casa. Avrà sicuramente letto, la sua nomina arriva in un momento particolare per la città di Crotone, ci sono state le dimissioni del sindaco che hanno accresciuto lo scetticismo di una popolazione che attende cambiamenti che poi però puntualmente non si verificano. Come può la Chiesa fare in modo che non si scada nella rassegnazione? Il Vangelo, che è la nostra Magna Carta, ci chiede di non arrenderci di fronte a situazioni spiacevoli, perché il Vangelo ci insegna la speranza. La speranza è la passione per il possibile, la passione per il futuro. Io penso che la missione fondamentale che la comunità cristiana oggi ha da seminare nelle nostre città, nei nostri contesti urbani, nelle nostre campagne, è proprio la speranza. E però anche nello stesso tempo dobbiamo come comunità cristiana sentirci una comunità educante, diffondere una cultura della partecipazione e del bene comune. Lei ha detto no, che la comunità ha atteso ma non ha visto risultati. Forse non è più tempo di attendere i cambiamenti, forse bisogna partecipare per realizzarli. Noi dobbiamo essere protagonisti di una politica del bene comune, della giustizia e della pace. O la Chiesa si sporca le mani con l'umanità o non è la Chiesa di Gesù Cristo. Questo è il messaggio che anche il Natale ci dà. Una quarantina di giorni fa c'era già stato questo incontro tra l'Orchestra Orfeo Stillo di Crotone e Rosa Martirano, in quel caso per cantare le canzoni di Rino Gaetano. Invece in questi giorni di Natale la cantante calabrese è tornata sul luogo quasi lo stesso, perché questa volta si è trattato della Basilica dell'Immacolata, per cantare invece le canzoni di Natale e il pubblico ha molto, molto apprezzato.
È un dato di fatto. Quando l'orchestra Orfeo Stillo di Crotone incontra la voce di Rosa Martirano, l'insieme che ne esce è pura qualità. Ne è la riprova il concerto organizzato domenica scorsa alla Chiesa dell'Immacolata, penultimo atto della seconda edizione della stagione concertistica L'Era della Magna Grecia, organizzata dalla società Beethoven Acam, una collaborazione nata tanto tempo fa e che, in questo cartellone, ha visto un bis. Dopo il concerto omaggio a Mia Martini e Rino Gaetano, la Martirano e la Stillo si sono esibiti nelle più belle melodie del Natale. Da Adeste Fideles a Jingle Bells, da White Christmas a Tu scendi dalle stelle, sono questi alcuni dei brani proposti dai maestri musicisti. Anche questo appuntamento dell'Era della Magna Grecia ha registrato il tutto esaurito di posti a sedere all'interno dell'Immacolata, segno che la qualità porta sempre grandi risultati. Eccoci arrivati anche per quest'oggi all'angolo di Io scelgo Calabria. Siamo spostati in cantina. Cosa significa produrre vino di qualità? La domanda è interessante, bella e complessa in realtà, ma diciamo che l'elemento imprescindibile è partire da uve di qualità, perché un buon cantiniere, un buon enologo possono sistemare delle uve, diciamo, di qualità media e farne qualcosa di buono, ma per fare un grande vino, un vino di grande qualità, devi partire da uve perfette. Per cui paradossalmente, per chi non è addetto ai lavori, diciamo che la cantina è il luogo in cui si cerca di non rovinare quanto di buono si è fatto in vigna, quindi si parte sempre dalla vigna. Poi in cantina sono tante le cose che contano, ovviamente bisogna capire quello che succede chimicamente all'interno del vino, ma la maggior parte della tecnologia ruota intorno a un controllo minuzioso dell'ossigeno e della temperatura in tutte le fasi di produzione, volendo riassumere in qualche modo una materia che però è estremamente complessa. La vostra azienda, Librandi, è sicuramente ormai conosciuta in Italia e in tutto il mondo. Per quanto riguarda invece il consumo da parte dei calabresi, Io scelgo Calabria si occupa anche di promuovere il consumo interno, proprio per favorire lo sviluppo socio-economico della nostra regione. Voi che tipo di riscontro avete avuto dai calabresi? In Calabria insomma si beve tanto perché è di tradizione, non tanto perché sia un problema, ma perché è di tradizione e si beve sempre meglio. E per noi è stato sempre un mercato insomma, di focus principale, perché è fondamentale essere ben distribuiti come obiettivo nella propria regione, quindi noi da sempre insomma, ci abbiamo investito. Già quando è entrata la generazione mia c'era già un mercato estremamente importante in Calabria, si cerca di avere sempre una maggiore capillarità e poi diventa sempre più interessante perché sta crescendo molto la Calabria dal punto di vista della ristorazione. C'è una ristorazione di qualità, ci sono delle vette importanti, ma anche la qualità media è estremamente interessante perché c'è la possibilità di mangiare ricette tradizionali o originali partendo da una materia prima che è eccezionale. Per cui assolutamente obiettivo primario è essere ben posizionati in Calabria.
termina così anche l'edizione di questo 26 dicembre. Vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento a domani e tanti auguri ancora dalla redazione di Video Calabria.